Buongiorno, studiamo il DAF di oggi, Masechet Shabbat, DAF Kuf Chav Dalet, Trattato Shabbat, pagina 124. Dice la Mishnah: Kol ha-keilim mitalim le-tzorech ve-shelo le-tzorech. Qualsiasi oggetto può essere spostato durante lo Shabbat, sia per uso, sia non per uso. Questa Mishnah non è assolutamente chiara e verrà spiegata dalla Mishnah. Quello che ho detto adesso è la traduzione letterale. Stiamo trattando di mukze, ovvero di oggetti che di Shabbat ci sarebbe un problema a maneggiare, non si tratta del trasporto in proprietà pubblica, bensì in proprietà privata. Dice la Mishnah, la prima opinione dice, Tanakama, tutti gli oggetti si possono maneggiare sia per utilizzo sia non per utilizzo. Rabbi Nechemia dice Ein nitalin ela lezorech. Rabbi Nechemia non è d'accordo col Tanakama e secondo lui si possono maneggiare utensili solo se c'è un motivo, solo per un utilizzo, altrimenti non si può. Come dicevo prima, la Mishnah va spiegata. Dice la Gemara Mai lezorech. Cosa intende la Mishnah quando dice che gli utensili possono essere maneggiati per un utilizzo, per un motivo, tzorech letteralmente vuol dire un motivo, cioè per un utilizzo, umai shelo letzorech. E cosa intende la Mishnah dicendo che si possono maneggiare anche non per un utilizzo, secondo la prima opinione, mentre secondo Rabbi Nechemia no? E abbiamo qua due spiegazioni, la prima di Rabba e la seconda di Rava. Ora, prima di vedere la risposta, brevemente, quando si sposta un oggetto possono esserci vari motivi. Un motivo è lezorech gufo, per usare l'oggetto stesso. Guf vuol dire corpo, per usare l'oggetto stesso. Lezorech mekomo, per usare il luogo su cui si poggia questo oggetto. Un altro può essere mechamma lezel, per spostarlo dal sole all'ombra, cioè per far sì che non si rovini. Mukze vuol dire un oggetto di cui mi sono dissociato mentalmente. Ora, ci sono vari livelli e in base a quello vediamo che un oggetto può essere mukze o può anche non essere mukze. Tenendo a mente questi tre motivi per cui una persona sposterebbe un oggetto, quindi più uso c'è di questo oggetto e meno motivo c'è di dire che sia mukze, perché se mukze vuol dire me ne dissocio, più uso c'è, meno me ne dissocio. Meno uso c'è e più me ne dissocio. Allora, dice la Gemara così. Amarabba, dice Rabba, ti spiego cosa intendeva la Mishnah. Le tzorech, quando la Mishnah dice, parla di spostare un oggetto per un certo uso, intende dire questo. Davar shemelachto l'eter. Si tratta di un oggetto prodotto per una funzione permessa durante lo Shabbat, che sia un piatto, che sia un bicchiere, che sia una sedia, che sia un tavolo, che sia, non lo so, un giocattolo, qualsiasi cosa che ha una funzione permessa di Shabbat, le tzorech gufo. E quando la Mishnah dice le tzorech, per un certo uso, vuol dire per usare l'oggetto stesso. È permesso spostare un oggetto prodotto per un'attività permessa, se lo si usa per usare l'oggetto stesso. Quando la Mishnah dice che è permesso spostarlo anche se lo le tzorech, cosa intende dire? Non intende dire lo sposto senza alcun motivo, no. Senza farne un utilizzo, cioè davar shemelachto l'eter lezorech mekomo. Si tratta di spostare un oggetto prodotto per una funzione permessa, ma lo sposto non per usarlo e farne un utilizzo con esso stesso, quindi non un utilizzo attivo, bensì per farne un utilizzo passivo, ovvero ho bisogno il luogo su cui si poggia questo oggetto. Ci sono due modi di utilizzare un oggetto, o attivamente usando l'oggetto stesso, o passivamente rimuovendo l'oggetto da dove si poggia per poter utilizzare il luogo su cui si è appoggiato. Dice Rabba, la Mishnah mi dice che un oggetto, un cliché meratolete, un oggetto prodotto per una funzione, per un'attività permessa durante lo Shabbat, lo si può spostare sia se voglio utilizzare l'oggetto stesso, e questo vuol dire le tzorech, per un uso, sia se voglio utilizzare non l'oggetto, bensì il luogo su cui si poggia l'oggetto. Quindi questo vuol dire shelo le tzorech, senza voler utilizzare l'oggetto stesso. Vedavar shemelachto leisur, mentre continua Rabba e dice che la Mishnah intende dire che un oggetto prodotto per un'attività vietata, ad esempio la penna, lezorech gufo in, lo si può spostare se si vuole usare la penna stessa, chiaramente non per scrivere, bensì per fare qualcosa di permesso.
Netzorech mekomo, lo. Invece se la si sposta solo perché si vuole usare lo spazio su cui si trova, questo non sarà permesso. Quindi Rabba interpreta Tzorech e lo Tzorech, utilizzo e non utilizzo, in questo modo utilizzo vuol dire utilizzo l'oggetto stesso, non utilizzo, utilizzo il luogo su cui si poggia l'oggetto. Quindi secondo Tanakama, se l'oggetto è un oggetto prodotto per un'attività permessa, lo potrò spostare sia se uso l'oggetto, sia se uso il luogo su cui si poggia l'oggetto. Diversamente, se l'oggetto è prodotto per un'attività vietata, potrò usare, spostare l'oggetto se uso l'oggetto stesso, ma non se voglio usare il luogo su cui si poggia l'oggetto. E questa è la prima opinione, dice Rabba. Veata Rabbi Nechemia le Meimar, e viene Rabbi Nechemia a dire, Vea filo davar shemelato lettera, Rabbi Nechemia dice che perfino qualcosa, un oggetto prodotto con una funzione permessa, Netzorech gufo in. In aramaico in vuol dire sì, lo posso spostare solo se faccio utilizzo dell'oggetto stesso, Netzorech mekomo lo, se invece lo sposto perché voglio il luogo su cui si poggia, non potrò spostarlo. Quindi Rabbi Nechemia è meno permissivo rispetto a Tanakama, perché Tanakama permette un oggetto prodotto per una funzione permessa in qualsiasi maniera, non in qualsiasi, sia se si fa un utilizzo dell'oggetto stesso, sia se si fa utilizzo del luogo, invece secondo Rabbi Nechemia solo utilizzo dell'oggetto. Se invece è un oggetto che è prodotto per un'attività vietata, non lo si può spostare in alcuna maniera. Amar le Rava, disse Rava a Rabba, Letzorech mekomo, secondo te, quando si sposta un oggetto perché si vuole lo spazio su cui si trova, se lo Letzorech karitlei lo chiami un non utilizzo? Cioè Rava dice, per me utilizzare un oggetto, che sia in maniera attiva, che sia passiva, sempre utilizzo è. Sto utilizzando l'oggetto o perché voglio l'oggetto stesso o perché voglio lo spazio su cui si poggia l'oggetto. Quindi, secondo Rava, se è permesso spostare l'oggetto perché mi serve l'oggetto stesso, potrò anche spostarlo perché mi serve il luogo su cui si poggia. Non come Rava che divide le due cose. E la Amarava, bensì dice Rava, quando la Mishnah dice che si può spostare un oggetto lezorech, per uso, cosa vuol dire? Davar shemelachto l'eter, si tratta di un oggetto prodotto per una funzione permessa. Ben lezorech gufo, ben lezorech mekomo. Lo posso spostare sia se mi serve l'oggetto stesso, sia se mi serve l'oggetto, il luogo su cui si poggia l'oggetto. Perché? Perché per me, dice Rava, tzorech, utilizzo vuol dire sia attivo sia passivo. Shelo lezorech, quando poi la Mishnah dice che questo oggetto può anche essere spostato senza utilizzo, senza motivo di essere utilizzato, cosa vuol dire? Ve'afilu mechama letzel, perfino se lo sposto dal sole all'ombra. Spostare un oggetto dal sole all'ombra non è più considerato utilizzo dell'oggetto, né attivo e nemmeno passivo. Perché? Perché sto cercando solo di salvare l'oggetto dal non rovinarsi. Si trova al sole, se rimane lì rischia di rovinarsi, per questo lo sposto. Non sto facendo un utilizzo dell'oggetto nemmeno passivo. Al che dice la Mishnah, questo è quello che si considera, dice Rava, uno spostamento senza fare utilizzo ed è comunque permesso. Perché? Perché si tratta di un oggetto che è prodotto per un'attività permessa di Shabbat. Vedavar shemelachto leisur, mentre un oggetto prodotto con una funzione vietata, lezorech gufo lezorech mekomo in, sarà permesso spostarlo per fare un utilizzo o dell'oggetto o dello spazio su cui si poggia, mechama letzel no, mentre spostarlo da sole a ombra questo no. Ve'ata Rabbi Nechemia le Meimar, al che verrebbe Rabbi Nechemia e direbbe, ve'afilu davar shemelachto l'eter, che perfino un oggetto che è prodotto per un'attività permessa, lezorech gufo lezorech mekomo in mechama letzel lo, è permesso spostarlo per un uso sia attivo sia passivo, sia dell'oggetto sia del luogo su cui si poggia. Da sole a ombra no. Quindi abbiamo praticamente tre casi. Usare un oggetto per l'utilizzo dell'oggetto con l'oggetto stesso, spostare l'oggetto per avere il luogo su cui si poggia e spostarlo per da sole a ombra. Secondo Rabba sono tre livelli diversi. Tre livelli diversi. Secondo Rabba invece i primi due vanno insieme. Se è permesso spostare l'oggetto per utilizzare l'oggetto, sarà anche permesso per avere il luogo su cui si trova, perché in entrambi i casi si tratta di utilizzo, uno attivo e uno passivo. Quindi per Rab abbiamo tre differenze, per Rava ne abbiamo soltanto due. Yativ Rav Safra, Rav Acha Bar Huna, Rav Huna Bar Hanina. Erano seduti Rav Safra, Rav Acha figlio di Huna e Rav Huna figlio di Hanina. Veiato e Vecaam erano seduti e dicevano, le Rabba aliba di Rebbe Nechemia.
Se vogliamo vedere l'opinione di Rabbi Nechemia, come la spiega Rabba? Rabba ci ha detto che secondo Rabbi Nechemia l'unico oggetto che si può spostare è un oggetto prodotto per un'attività permessa e anche questo solo se lo si usa per fare utilizzo dell'oggetto stesso. Se invece lo si fa per avere il luogo su cui si poggia è già vietato. Allora, in base a questo, l'opinione di Rabbi Nechemia spiegata da Rabba, Hanni Ke'arot, questi piatti, cioè le posate, i piatti che noi usiamo per mangiare, Heichi Metaltelinan, come possiamo noi spostare dopo aver mangiato? È vero che sono dei oggetti con prodotti per un'attività permessa, perché è permesso mangiare di Shabbat, quindi il piatto è un cliché, melachtolete, è un oggetto il cui uso è un uso permesso. Però, dopo aver mangiato, non ne faccio più alcun uso. L'unico uso che potrei farne è quello che mi serve il luogo su cui si poggia. Secondo Rabbi Nechemia, come lo spiega Rabba, non posso spostare un oggetto, perfino se è prodotto per un'attività permessa, se mi serve il luogo su cui si poggia. Posso spostarlo solo se mi serve il piatto stesso, l'oggetto stesso. Dopo aver mangiato non mi serve il piatto. E quindi come mai è permesso comunque togliere i piatti dal tavolo e portarli in cucina per lavarli? Amar le Rav Safra, risponde loro Rav Safra, erano seduti tutti e tre, Rav Safra, Rav Ach e Ravuna. Allora Rav Safra risponde, Mid deave a Graf Shel Re'i. Questo è un caso analogo al Graf Shel Re'i. Graf Shel Re'i, abbiamo spiegato in passato, è un recipiente su cui si facevano gli escrementi, che nonostante sia mukze, perché gli escrementi non puoi farne alcun uso, Chachamim, per dignità della persona, permettono spostare questo contenitore come dire, ripulirlo dal contenuto fuori, lontano da dove le persone si trovano. Quindi, questo perché? Perché è una cosa abominevole. Così anche questi piatti non è gradevole avere dei piatti sporchi e quindi per dignità della persona è permesso spostare questi piatti. Quindi, anche secondo Rabbi Nechemia, secondo spiegato da Rabba, è permesso spostare questi piatti. Amar le Abbaye e le Rabba. Chiede Abbaye a Rabba, Lemar, secondo lei, maestro Rabba, Aliba della Rabbi Nechemia, come lei spiega Rabbi Nechemia, Hani Ke'arot Eichi Metaltelin Aleu, la stessa domanda che si sposero Rav Safra, Rav Acher e Ravuna, la chiede Abbaye a Rabba. Come si può spostare questi piatti sporchi? Amarlei, al che rispose Rabba Abbaye, Rav Safra Chavrin Tirgema, Rav Safra, il nostro compagno, il nostro collega, l'ha già spiegata, Mide Dehave a Graf Shedrei, che è un caso analogo al Graf Shedrei. Eitivei chiede la Gemara. Chiede Abbaye una domanda su Rava. Eitive Abbaye le Rava. La Braita dice Medoha, una Braita che abbiamo visto molte volte in passato, negli ultimi giorni. Medoha, che è una macinatrice di aglio, imiesh bashum, se c'è dell'aglio dentro, metaltelimota si può spostare di Shabbat. Veim lav, altrimenti, se no, se non c'è l'aglio, e il metaltelimota non la si può spostare. Perché se c'è l'aglio, allora, l'aglio è cibo, e abbiamo detto che cibo commestibile non è mai mukze, e la macinatrice è ad uso dell'aglio, quindi ha il suo status alachico in base al cibo. Il cibo non è mukze, nemmeno la medocha, nemmeno questa macinatrice sarà mukze. Se invece non c'è l'aglio, abbiamo qua un kli shemelachto leissur, abbiamo un oggetto prodotto per un divieto. È vietato macinare di Shabbat se non c'è aglio o soltanto un oggetto prodotto per un divieto, e quindi non sarebbe permesso spostarlo. Secondo, non dovrebbe essere permesso spostarlo. Ora, in realtà abbiamo visto che un kli shemelachto leissur, secondo Rabba, un oggetto prodotto per un'attività vietata, lo si può sì spostare se mi serve l'oggetto stesso, ma non se mi serve il luogo su cui si poggia. Secondo invece Rava, posso spostarlo anche se mi serve il luogo su cui si poggia. Quindi dice Abbaye a Rava, non capisco la tua opinione, perché posso capire il motivo per cui la Braita mi vieti il trasporto di questa medoha, di questa macinatrice, secondo Rabba. Perché evidentemente questa Braita, secondo Rabba, tratta di un caso in cui uno sposta la macinatrice non per fare utilizzo della macinatrice, utilizzo permesso, sedersi sopra, eccetera, bensì lo sposta perché vuole avere lo spazio su cui si poggia, e questo è vietato, secondo Rabba. Ma secondo te, Rava, che è permesso anche quello, come mai la Braita lo vieta? Risponde la Gemara, Hach, abbiamo Aschina, Mechamalezel, dice Rava, questo, io posso spiegarti che la Braita tratta di uno che sposta questa macinatrice non perché vuole fare un utilizzo con la macinatrice stessa e nemmeno con lo spazio su cui si poggia, bensì lo vuole spostare da sole a ombra. E Rava diceva che se un oggetto prodotto per un'attività vietata,
sarà vietato, sarà sì permesso spostarlo per un utilizzo attivo o passivo, ma non per preservare l'oggetto stesso. Spostarlo da sole a ombra è vietato, quindi evidentemente la braita che vieta lo spostamento di questa macinatrice tratta di uno che lo sposta per far sì che non si rovini al sole. ATV chiede a Baye di nuovo una domanda su Rava. Abbiamo visto sempre questa braita, Veshavin. Sono della stessa opinione sia Bechamel sia Bet Hillel. Sheim Kitzeva Lav Bassar, Shasur et Altelo. C'è questo Eli, questo coltello particolare che durante Yom Tov, secondo Bechamel, non si può usare per tagliare la carne, secondo Bet Hillel si può. Sono però tutti d'accordo che se ha già tagliato la carne o se non ha motivo di usarlo, non lo si può trasportare. Ora, questo è un cliché melattole issur, è un oggetto che ha la funzione vietata e posso capire questa braita che vieta il trasporto secondo Rabba, perché Rabba dice lo si può sì trasportare se si fa un uso con esso stesso, ma non se mi serve il luogo su cui si poggia. E quindi evidentemente la braita tratta di spostare per avere il luogo su cui si poggia. Ma secondo te Rabba, che è permesso spostare questo oggetto per il luogo su cui si poggia, come mai la braita lo vieta? Hachanami Mechamaletzel risponderà, anche qui la braita tratta evidentemente di uno che lo sposta non perché vuole il luogo su cui si poggia, perché in quel caso sarebbe permesso, bensì lo sposta perché non vuole che rimanga al sole, vuole far sì che non si rovini e questo è vietato. Chiede la Gemara. Ve'ad etnan. Abbiamo però studiato una Mishnah in Masechet Beza. Ein somchin et hakederabi vekat vechem bedelet. Bekat, che cos'è? È un pezzo di legno. Adesso un pezzo di legno non è un utensile. Un pezzo di legno è un qualcosa di grezzo, di non, una cosa che non sia un utensile, è mukzeh di Shabbat. Ora, se io voglio di Yom Tov, dice la Mishnah, non posso prendere questo pezzo di legno per usarlo come appoggio alla pendola. Io voglio appoggiare, ho una pentola, non voglio che cada, magari non è ben stabile o quello che sia, non posso prenderlo e non posso prendere questo pezzo di legno, questa bekat, per appoggiarvi la pentola. Oppure non posso prendere la bekat per appoggiarvi la porta. Magari non voglio che la porta cada, se magari non è stabile, oppure semplicemente tenerla aperta. In sostanza, dice la Mishnah, questo pezzo di legno, questa bekat, è mukzeh, perché non è un clean, non è un oggetto. Una cosa che non è un oggetto, io non penso di usarlo. Quindi anche se durante Yom Tov, ad un tratto, mi viene sì motivo di usarlo, è mukzeh. La domanda è, ve'ha bekat, debi Yom Tov davar shel merachto le'eteru, però attenzione, durante Yom Tov, questa bekat non è un qualcosa di vietato, è un qualcosa di permesso. Perché? Perché a differenza di Shabbat, di Yom Tov si può cucinare e si può accendere un fuoco. Quindi questo pezzo di legno diventa una cosa permessa, perché può fare da combustibile. Eppure vediamo che cosa? Che lo posso usare per combustibile, ma non posso usarlo per farne un certo uso, per appoggiare la pentola o la porta. Alma, cosa vediamo? Davar shemerachto leheter. Vediamo che perfino qualcosa che ha una funzione permessa, perché questo pezzo di legno di Yom Tov ha una funzione permessa perché può essere usato come combustibile, ben lezorer gufo, ben lezorer mekomo, è vietato utilizzarla perfino per fare un uso con esso stesso e a maggior ragione con il luogo su cui si poggia. Quindi questa domanda è una domanda sia per Rabba e sia per Rava, perché quando si parlava di un oggetto che ha una funzione permessa, entrambi erano d'accordo che lo si può spostare sia per l'utilizzo quell'oggetto stesso e sia per l'utilizzo del luogo su cui si poggia. Ma questa Mishnah mi parla di un bekat, un pezzo di legno che è una cosa permessa da utilizzare di Yom Tov come combustibile, eppure non posso spostarla se mi serve farne qualche uso, tipo appoggiare la porta o la pentola. Risponde la Gemara, Hatam mai tama, lì qual è il motivo che è vietato? Non perché è vietato maneggiare un qualcosa di permesso. È permesso maneggiarlo. Lì c'è un motivo specifico per vietarlo. Che Ivan deve Shabbat, davarsi il manatolo di suro. Siccome di Shabbat questa bekat, questo pezzo di legno, non è un qualcosa di permesso, bensì qualcosa di vietato. Perché? Perché di Yom Tov posso utilizzarlo come combustibile, ma di Shabbat no. Gezerah Yom Tov atu Shabbat. Dicono i Chachamim, noi decretiamo che anche di Yom Tov non lo si può maneggiare, di modo che non si venga a maneggiarlo di Shabbat. Di Yom Tov sarebbe permesso, perché è un cliché melachto leheter, è un qualcosa che ha un uso permesso come combustibile, quindi sarebbe permesso spostarlo per utilizzo attivo o passivo. Siccome però di Shabbat questo ha lo status di quasi di vietato, vieto l'utilizzo di Yom Tov anche. Vechitei, ma se però tu mi dirai Shabbat gufe et tishterei, però tu mi dirai un attimo, perché mi dici te lo vieto di Yom Tov di modo che non lo usi, che non viene usato di Shabbat? Ma perché mai non dovresti usare di Shabbat? De hadavar shemelachto leissur.
Quando c'è un oggetto che ha una funzione vietata, le tzorach gufo u le tzorach mekomo, shari, è permesso spostarlo se ti serve l'oggetto in maniera attiva o in maniera passiva, secondo Rava, attiva o passiva, secondo Rabba, attiva sì, passiva no, però almeno un utilizzo potresti farlo. Quindi che senso ha dire non usarlo di Yom Tov anche se è permesso perché rischi di usarlo di Shabbat? Beh, ma di Shabbat è permesso usarlo, perché è vero che un oggetto che ha un utilizzo vietato di Shabbat, ma è permesso comunque spostarlo se ti serve l'oggetto stesso o se ti serve il luogo. Al che ti risponderò, Hani mili hecha deika torat keli alav. Quando è permesso spostare un oggetto che abbia una funzione vietata, quando è considerato un keli, quando è considerato un utensile, utensile vuol dire un qualcosa di lavorato per un certo scopo. Hecha deleka torat keli alav, lo. Però là dove non c'è il torat keli, cioè torat keli vuol dire dove non ha la definizione di utensile, non tanto definizione, non ha lo status di utensile, è vietato. Cioè, se pensiamo alla classica pietra, una piccola pietra non è un cli, non è un utensile. Al tempo della Gemara, la pietra poteva essere usata come tappo per la botte. Ora, comunque questa pietra, dice la Gemara, è mukze. Perché è mukze? È vero che puoi farne un certo uso, ma non è stato lavorato per farne un uso. Mukze vuol dire qualcosa di cui mi dissocio, a cui non penso di fare un utilizzo, che quando Shabbat entra non penso di fare un utilizzo. Se io lavoro la materia, è chiaro che intendo utilizzarla. Se non lavoro la materia, anche se quella materia può essere utilizzata, non me ne sono associato. Prima di Shabbat, se io dico quella pietra da adesso in poi la uso come tappo per la bottiglia, certamente non è più mukzeh, perché io adesso intendo utilizzarla. Se però quando Shabbat entra non ci penso, chiaramente. E siccome lo status dell'oggetto è determinato da quando Shabbat entra, quando entra Shabbat l'oggetto è mukzeh e tutto lo Shabbat sarà mukzeh anche se durante lo Shabbat vorrei farne un uso. Quindi questa bekat è simile, è analoga al pezzo di legno. Non è un cli, non è un oggetto, non è un utensile e quindi anche se ha una certa funzionalità non è considerato, non può essere utilizzato. Quindi la domanda era, vediamo nella Mishnah che perfino un oggetto che ha un'attività permessa, questa beccata, ad esempio, di Yom Tov, è comunque vietato a fare un utilizzo? Risponde la Gemara, non è così. Un oggetto permesso si può fare un utilizzo, lì c'è un'eccezione. Non usarlo di Yom Tov perché rischi di usarlo di Shabbat. E di Shabbat è vietato perché? Perché non è un cli, non è un oggetto. Dice la Gemara, umi gazrinan, ma è forse così che noi facciamo un decreto e diciamo vietiamo di Yom Tov di modo che non lo si usi di Shabbat? Però, ve'atnan, c'è però una Mishnah che dice, mashilin, Perot derech arubab yom tov, è permesso calare, mashilin vuol dire calare della frutta di yom tov, una persona che mette la frutta sul tetto perché vuole asciugarla e vede che sta cominciando a piovere e vuole quindi salvare la frutta perché se piove la manderà male. Allora è permesso, dice, non si può prendere la frutta e scendere le scale perché è uno sforzo eccessivo, ti stai sforzando di yom tov per qualcosa che non sia inerente a yom tov e questo è vietato, però fare un'attività che richiede meno sforzo, ovvero calare la frutta via una finestra che si trovi sul tetto, è permesso. Avalo be Shabbat, ma non di Shabbat. Di Shabbat questo invece è, questo di Shabbat è vietato. Ora, vediamo qua che quello che è permesso di Yom Tov è vietato di Shabbat. Ma in base alla logica della Mishnah precedente avremmo dovuto dire che vietiamo di Yom Tov di modo che uno non venga a farlo di Shabbat. E quindi c'è qualcosa che non quadra. Vediamo da questa Mishnah che non vietiamo di Yom Tov per via dello Shabbat. E quindi, tornando alla Mishnah precedente che diceva che la Bekat non può essere usata di Yom Tov nemmeno se si vuole appoggiarvi la pentola o la porta, non puoi dirmi che in realtà è permesso, ma Chachamim lo vietano per via di Shabbat. Da questa Mishnah che abbiamo appena citato, vediamo che non è così. Quello che è permesso di Yom Tov rimane permesso e non te lo vieto perché si rischia che uno poi di Shabbat venga a farlo. E se comunque questa bekat è vietata di Yom Tov, vuol dire che un oggetto permesso è vietato farne un uso. Quindi torna alla domanda di prima. Dice la Gemara, ma no, non è così. Umi lo gazrinan? Ma non è forse così che facciamo sì decreti? Tu mi porti una Mishnah che mi dice che non si fa decreto, quello che è permesso di Yom Tov non si fa decreto che sia vietato di modo che non lo si faccia di Shabbat. Io invece ti porto un'altra Mishnah che dice esattamente l'opposto. Ve'atnan, c'è cioè una Mishnah che dice Ein ben Yom Tov le Shabbat, non vi è alcuna differenza tra Shabbat e Yom Tov, ela och hanefesh bilvad, se non che il fatto che di Yom Tov è permesso fare attività atte a preparare cibo,
quindi cucinare, eccetera. Invece di Shabbat questo è vietato. Vuol dire che qualsiasi altra cosa, che è qualsiasi altra cosa, se è vietata di Shabbat, sarà vietata anche di Yom Tov, nonostante che di per sé avrebbe potuto essere permessa. Perché dice, non vi è alcuna differenza, se non che preparazione di cibi. Allora a questo punto, dice la Gemara, a questo punto diventa una contraddizione tra le Mishnayot stesse. Non è più soltanto una domanda sull'opinione di Rabba e Rava, che dicevano che un oggetto permesso lo si può sempre usare o utilizzando l'oggetto stesso o il luogo su cui si poggia. E al che abbiamo portato una Mishnah della Bekat che sembra dire diversamente. A questo punto abbiamo però una contraddizione tra Mishnayot, ma quello che è permesso di Yom Tov lo vietiamo per via di Shabbat o no? La Mishnah che parla della frutta mi dice no, vedi la frutta si può calarla di Yom Tov nonostante chi di Shabbat sia vietato, e non ti dico no Yom Tov perché poi fai anche di Shabbat. D'altro canto la Mishnah mi dice che non vi è differenza tra Shabbat e Yom Tov, quello che è vietato qui è vietato lì, se Shabbat è vietato e anche di Yom Tov è vietato. Risponde la Gemara così, ama Rav Yosef, dice Rav Yosef, Lokash in realtà non è una domanda, sai perché no? Perché sono due autori diversi, se fossero lo stesso autore sarebbe una domanda. Siccome però sono due Mishnah con due autori diversi, Harabi Eliezer, Harabi Yoshua. La Mishnah che diceva che non vi è differenza tra Yom Tov e Shabbat segue l'opinione di Rabbi Eliezer, mentre la Mishnah che diceva che vi è differenza, e quindi di Yom Tov si può calare la frutta, di Shabbat no, segue l'opinione di Rabbi Yoshua. Dove vediamo queste due opinioni? Detania. C'è una braita che dice, e la braita l'abbiamo vista anche in passato, Otov edbeno di Shabbat, la Torah vieta fare shechita nello stesso giorno all'animale e alla propria madre. Otov edbeno, esso e il figlio. Non si può fare shechita lo stesso giorno. Ora, di Yom Tov è permesso fare shechita all'animale perché si può mangiare la carne. Shenaflu lebor, se madre e figlio animali cadono nel pozzo di Yom Tov. Ora, da un canto, salvare un animale si può, perché? Perché lo posso usare per mangiare di Yom Tov. Altrimenti, se non fosse qualcosa che posso mangiare di Yom Tov, sarebbe vietato, perché mi starei sforzando di Yom Tov per qualcosa non inerente a Yom Tov. In questo caso però posso salvare soltanto uno, perché? Non posso fare shechita a entrambi, perché è madre e figlio. Quindi potrei salvare solo uno. Dice Rabbi Eliezer Omer, ma aleta rishon al malato shochato, puoi far salire il primo animale con l'intento di fargli la shechita e quindi non ti sarai sforzato per qualcosa non inerente a Yom Tov, bensì per Yom Tov, ve shochato e gli fai la shechita. Ve hasheni, il secondo animale, o se lo parnassabim komo, bishvil shelo yamut, non puoi farci niente, l'unica cosa che puoi fare è portare del cibo, lasciandolo sempre lì dove sono nel pozzo, in modo che non muoia. Rabbi Yoshua invece dice, puoi fare così. Ma aleta rishon al malato shochato, faccia pure salire il primo animale con l'intento di fare la shechita. Veino shochato, e non gli fa la shechita. Uma arim, e fa una sorta di escamotage, fa una sorta di imbroglio. Dice, no, ma preferivo l'altro. Sì, ho fatto salire il primo perché volevo fargli la shechita, ma adesso mi rendo conto che il primo è più magro, l'altro è più grasso. Uma areta sheni, e quindi fa salire l'altro perché lo sta facendo salire per qualcosa inerente a Yom Tov. Vuole avere carne più grassa, carne più buona per Yom Tov. E quindi, dopodiché, ha fatto salire entrambi. Razzaz e shochet, quindi a questo punto ha la scelta se vuole fare la shechita a uno e se vuole fare la shechita all'altro. Quindi cosa vediamo qua? Vediamo che secondo Rabbi Eliezer non si può fare una fatica eccessiva che non sia strettamente inerente a Yom Tov, perché Rabbi Eliezer dice non puoi fare questo escamotage, perché anche se lo fai ti stai sforzando oltre il dovuto, perché avrai due animali di cui farai shechita solo a uno. Perché per forza puoi fare shechita solo, non puoi fare shechita a entrambi, perché c'è il divieto di shachtarli lo stesso giorno. Quindi Rabbi Eliezer mi dice che non posso fare uno sforzo eccessivo. Quella Mishnah che mi diceva che... Scusate. Ok, quindi secondo Rabbi Eliezer vediamo che non si può fare sforzo eccessivo durante Yom Tov, anche se rischio di perdere qualche cosa. Invece, secondo Rabbi Yoshua, è permesso fare uno sforzo eccessivo e per questo dice posso salvare entrambi gli animali. A questo punto, la Mishnah che permetteva di calare la frutta via la finestra durante Yom Tov, secondo quale opinione segue? Per forza segue l'opinione di Rabbi Yoshua,
Perché una persona sta facendo uno sforzo eccessivo, perché è vero che non prende la frutta in mano scendendo, che è un grande sforzo, la fa calare tramite la finestra, ma è comunque uno sforzo eccessivo perché? Perché sta salvando molta più frutta di quanto in realtà gli servirebbe per Yom Tov. E comunque la Mishnah lo permette, questo per forza segue l'opinione di Rabbi Yeshua, che vediamo che nel caso dei due animali cadono nel pozzo, permette a Rabbi Yeshua a fare l'escamotage e fare uno sforzo eccessivo, la Mishnah invece che diceva che Shabbat e Yom Tov sono uguali, quello che è vietato Shabbat è vietato Yom Tov, e quindi quella Mishnah vieta calare la frutta di Yom Tov via la finestra, segue l'opinione di Rabbi Eliezer, che dice che uno sforzo eccessivo è vietato. Quindi in sostanza siamo partiti dalla Mishnah che diceva, la Mishnah diceva che la Bekat, questo pezzo di legno di Yom Tov, è un qualcosa di permesso, lo si può usare come combustibile, eppure, dice la Mishnah, non posso usarlo per farne un uso del tipo di appoggiare la pentola o appoggiare la porta, e quindi questo sembrerebbe una contraddizione, una domanda a Rabba e Rava che dicevano che un qualcosa di permesso lo si può sì usare in qualsiasi maniera, al che risponde la Gemara, lì il caso è diverso, lì si tratta di qualcosa che in realtà è permesso. Se non che, siccome di Shabbat è vietato perché non è un cli, te lo vieto. E c'è l'opinione di Rabbi Eliezer che mi dice che Shabbat e Yom Tov sono uguali. Secondo Rabbi Yeshua, no. Secondo Rabbi Yeshua, quello che è permesso di Yom Tov non te lo vieto di Shabbat. E quindi questa Mishnah non segue Rabbi Yeshua, segue Rabbi Eliezer. Che secondo Rabbi Eliezer, quello che sarebbe vietato di Shabbat te lo vieto anche di Yom Tov. E quindi la risposta si regge. Non chiedermi come mai quella Bekat è qualcosa di permesso di Yom Tov perché è combustibile, eppure non posso usarlo, non posso fare un uso attivo e passivo. Lì il caso è diverso. Il motivo per cui non posso farne uso è perché di Shabbat non potrei farne uso, perché non è un cli, perché non è un qualcosa di lavorato. Se fosse invece qualcosa di lavorato, sarebbe permesso. Dice la Gemara, Mimai, da dove lo prendi, da dove lo sai che puoi fare il parallelo tra quello che dicono Rabbi Eliezer e Rabbi Yeshua riguardo far salire gli animali dal pozzo di Yom Tov e le due Mishnayot? Cioè, noi abbiamo detto così: una Mishnah mi dice Shabbat e Yom Tov sono diversi, Shabbat non puoi calare la frutta, Yom Tov puoi. L'altra Mishnah mi dice Shabbat e Yom Tov sono uguali. Dice la Gemara: sì, sono due autori diversi. Una segue Rabbi Yeshua, la Mishnah che permette calare la frutta segue Rabbi Yeshua, cioè la Mishnah che permette di fare uno sforzo eccessivo segue Rabbi Yeshua, che permette lo sforzo eccessivo per far salire l'altro animale di Yom Tov, anche se non mi serve in realtà. La Mishnah invece che lo vieta segue Rabbi Eliezer, che vieta. Dice la Gemara, non necessariamente le due cose sono parallele, perché no? Dilma magari, ad kano kama Rabbi Eliezer atam, come mai Rabbi Eliezer dice che lì è vietato fare salire l'altro animale, fare lo sforzo eccessivo? E la de Sharle Farnesà, perché? Perché dice Rabbi Eliezer, non è critico far salire l'animale, puoi lasciare l'animale, il secondo animale, nel pozzo e portargli del cibo. Quindi fin tanto che hai alternativa, non ti permetto sforzo eccessivo di Yom Tov, sforzo che non sia per qualcosa di Yom Tov. Avaleha de lo Sharle Farnesà. Lo, però se non ci fosse questa alternativa, magari anche Rabbi Eliezer ti avrebbe permesso di fare salire questo animale. Quindi nel caso della frutta che si trova sul tetto, magari Rabbi Eliezer permetterebbe fare scendere la frutta anche di Shabbat. Perché? Perché? Perché in quel caso non c'è alternativa. In quel caso, se lascio la frutta sul tetto, andrà male perché pioverà. Quindi non puoi fare il parallelo. Lì Rabbi Eliezer non permette perché c'è alternativa. Ovvero, piuttosto che farlo salire e sforzarti, portali del cibo. Qui, nel caso della frutta nel tetto, non c'è alternativa, se non la porti giù andrà male. Inami, oppure d'altro canto posso dirti anche secondo Rabbi Yeshua, ad kallo kama Rabbi Yeshua atam, defshar be'arama. Come mai Rabbi Yeshua lì ti dice che è permesso far salire l'altro animale? Perché puoi fare un escamotage, cioè puoi dire ho fatto salire il primo per sbaglio, quando in effetti volevo l'altro. Avaleha de lo efshar be'aramalo. Però dove non hai questo escamotage, magari Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua lo vieterebbe. Nel caso della frutta sul tetto, non puoi fare un escamotage. Hai tanta frutta sul tetto e sta piovendo. Allora, cosa ti diciamo? Falla pure calare. Falla pure calare dalla finestra. Di Yom Tov sempre questo, prima di Shabbat, sempre di Yom Tov chiaramente. Magari lì Rabbi Yeshua vieterà.
È vero che nel caso di far salire i due animali, Rabbi Shua permette uno sforzo eccessivo. Però, perché lo permette? Perché lo spettatore può capire che lo sta facendo per Yom Tov. Chi guarda la scena dice: ah, ha fatto salire il primo animale perché voleva quello per Yom Tov. Poi ha fatto salire l'altro perché si era sbagliato. E quindi è vero che è uno sforzo eccessivo, però si nota che lo si sta facendo per Yom Tov. Quando invece uno fa scendere la frutta dal tetto alla casa, quanta frutta gli serve già per quel giorno stesso? Poca frutta. Lui invece vuole far scendere tutta la frutta che c'è sul tetto. Non può fare un escamotage. Cosa dice? Eh no, ho fatto scendere questa frutta, ma intendevo l'altra, allora faccio scendere anche l'altra. Non si regge. E quindi diventa palese che stai facendo uno sforzo eccessivo non per Yom Tov, ma per dopo Yom Tov, per salvare la frutta. E quindi magari Rabbi Yoshua qui vieterebbe. In sostanza, quello che dice la Gemara, il fatto che nel caso della madre e del figlio che cadono nel pozzo, Rabbi Eliezer vieta far salire l'altro, Rabbi Yoshua permette, non mi indica niente riguardo alle loro posizioni, nel nostro caso, di far scendere la frutta dal tetto in casa durante Yom Tov. Magari diranno esattamente l'opposto. Perché lì hanno avuto motivo di vietare o permettere, e qui invece non hanno questo motivo e quindi danno esattamente l'opposto. Quindi, in sostanza, torniamo alla contraddizione. Queste due Mishnayot si contraddicono. Non puoi dirmi che uno segue la Bishua e l'altra Rabbi Eliezer, perché il fatto che loro discutano riguardo gli animali non ha niente a che vedere con queste due Mishnayot. Torniamo a noi. Abbiamo una Mishnah che mi dice: quello che è permesso di Yom Tov può essere vietato di Shabbat, e sono due cose diverse. Ti permetto far scendere la frutta di Yom Tov, ma non te lo permetto di Shabbat. L'altra mi dice: quello che è vietato qua è vietato là. E la Rav Papa lo cace. Dice Rav Papa una domanda: Ha Bet Shammai, Ha Bet Hillel. Queste due Mishnayot seguono una rabbina di Bet Shammai e l'altra di Bet Hillel. Cosa dicono Bet Shammai e Bet Hillel? Detnan, c'è una Mishnah che dice: Bet Shammai Omerim, e siamo Daf Kuf Havdale da Mudbet, e in Mozzine Takatan Vetarullah Vetsefer Torah Veshutarabim, di Yom Tov non si può trasportare in proprietà pubblica né il bambino, né il Lulav, per la mitzvah di Sukkah, di Lulav, di Sukkot, e né il Sefer Torah, cioè perfino qualcosa che è una mitzvah non si può trasportare in Shabbat. È permesso trasportare solo qualcosa inerente al cibo. Qualsiasi altra cosa non si può, anche se è una mitzvah. Bet Hillel Matirin, invece Bet Hillel permette, perché Bet Hillel dice: al momento che è permesso trasportare per cibo, è permesso trasportare anche per altre cose. A questo punto possiamo dire così: la Mishnah che diceva che non c'è differenza tra Shabbat e Yom Tov, e quindi se Shabbat è vietato calare la frutta dal tetto alla casa, così anche di Yom Tov sarà vietato, questa segue l'opinione di Bet Shammai. Perché quel Bet Shammai che dice che non puoi trasportare in proprietà pubblica qualsiasi cosa durante Yom Tov, se non è per mangiare di Yom Tov stesso, ti dirà anche: vedi, in casa non puoi spostare qualcosa che non sia per Yom Tov. E invece Bet Hillel che dice che si può sì trasportare il bambino o il Lulav o il Sefer Torah in proprietà pubblica, ti permetterà di spostare qualcosa non per Yom Tov in casa. Che della Gemara non capisco il nesso. Ehi mardishmatu le Bet Shammai. Di cosa parlava Bet Shammai? Hotza'a. Bet Shammai diceva che è vietato trasportare in proprietà pubblica. Questo capisco che è vietato, secondo Bet Shammai. Tiltul mishematlu ti indica forse, ti insegna forse che vieterebbero anche il trasporto in casa. In casa non c'è alcun motivo di vietare il trasporto di qualche cosa. E quindi quale nesso c'è tra il fatto che Bet Shammai vieta trasportare in proprietà pubblica qualcosa che non sia legato al cibo, al fatto che anche in casa non puoi trasportare qualche cosa che causi uno sforzo eccessivo rispetto a quello che faresti durante Yom Tov? Dice la Gemara: certo che c'è il nesso. Vetil tul gufei, per quale motivo è vietato trasportare il mukse in casa? Lav mishum mozai, non è forse perché se lo sposti in casa rischi di portarlo anche fuori? Quindi l'affatto che Bet Shammai ti vieta trasportare di Yom Tov un oggetto che non sia legato al cibo, capisco molto bene che ti vieta anche in casa trasportare qualcosa che non sia per mangiare. Perché? Perché il motivo per cui mukse è vietato trasportare, secondo questa opinione, è appunto perché rischi di trasportare in proprietà pubblica. E quindi, la Mishnah che diceva che non si può calare la frutta dal tetto in casa, non diceva questo, ma diceva: quello che è vietato Shabbat è vietato Yom Tov, e siccome Shabbat è vietato calare la frutta, è vietato anche Yom Tov, seguo per di Bet Shammai, perché Bet Shammai dice: non puoi trasportare in proprietà pubblica qualcosa che non sia legato a Yom Tov, non puoi nemmeno trasportare il mukse in casa, perché tutto il motivo per cui il mukse è vietato è perché rischi di trasportare. Secondo Bet Hillel, che è permesso trasportare in proprietà pubblica, è anche permesso trasportare in casa, chiaramente, perché se non c'è
Se non c'è, diciamo, la causa, non c'è la conseguenza. La causa è il fatto che non puoi trasportare in proprietà pubblica. La conseguenza è non toccare questo oggetto in casa perché rischi di portarlo in proprietà pubblica. Becciamai ha la causa, quindi ha la conseguenza. Bettinelli non ha la causa e quindi non ha la conseguenza. In sostanza, tornando a noi, da dove siamo partiti? Siamo partiti dalla Mishnah che diceva la Bekaat, questo pezzo di legno di Yom Tov, è qualcosa che è permesso usare perché è come combustibile e Yom Tov è permesso bruciare. Eppure mi dice la Mishnah che cosa? Che non lo si può usare per appoggiare la pentola o la porta. Diceva la Gemara, questa è una domanda sia per Rabba sia per Rava, perché entrambi erano d'accordo, sono d'accordo, che un oggetto che ha un uso permesso lo si può usare per qualsiasi cosa, sia in maniera attiva sia in maniera passiva. Al che diceva la Gemara, giusto, qui il caso è diverso, perché? Perché pur essendo un oggetto permesso di Yom Tov, siccome di Shabbat è vietato perché non è un oggetto lavorato, quello che Rabba e Rava permettevano era un oggetto già lavorato, che sia vietato che sia permesso, ma deve essere un oggetto lavorato, un oggetto non lavorato, è vietato spostarlo, dicono Chachamim, lo vietiamo anche di Yom Tov, ma niente a che fare con le regole di Mukze. Ora, abbiamo visto che però non tutti sono d'accordo. Non tutti sono d'accordo che quello che è vietato Shabbat te lo vieto anche di Yom Tov, nonostante sarebbe permesso di Yom Tov. Abbiamo visto che sono due opinioni. Beit Shammai lo vieta, Beit Hillel non lo vieta. E quindi questa Mishnah praticamente segue l'opinione di Beit Shammai. Questa Mishnah che mi dice che questa Bekaat non puoi usarla di Yom Tov per qualcosa di permesso, non perché è vietato, bensì perché rischi di farlo anche di Shabbat, segue l'opinione di Beit Shammai. Come abbiamo spiegato, che le due Mishnayot seguono una Beit Shammai e l'altra Beit Hillel. Morale, abbiamo spiegato che sono due opinioni diverse. Bene, dice la Gemara, Ve'af Rav Savar La Le'ah De Rava. Anche Rav è dell'opinione come Rava, ovvero che spostare un oggetto per fare un utilizzo con l'oggetto stesso equivale a spostarlo per fare un utilizzo del luogo su cui si poggia. Se è permesso questo, è permesso quello, non come Rava. De'amar Rav, disse Rav, Mar Shelo Yiganev, spostare una zappa di modo che non venga rubata, zeutil tul shelo letzorech ve'asur. Questo è quello che la Mishnah intende, uno spostamento senza bisogno, senza necessità ed è vietato. Quindi tama, cosa imparo? Tama vuol dire il motivo per cui è vietato, shelo yiganev, è perché lo sposti non per fare un utilizzo attivo passivo, bensì perché non vuoi che venga rubato. E questo è analogo allo spostamento dal sole all'ombra, che in sostanza sono uno spostamento non per fare un utilizzo qualsiasi dell'oggetto, bensì per preservarlo, che non venga rubato o che non si sciupi. A valle, solo il gufo, solo come commomuta, però imparo che se lo sposto per fare un utilizzo con l'oggetto stesso o col luogo su cui si poggia, è permesso, come dice Rava. Dice la Gemara, Eini, è forse così? Ve'ah, però, Rav Kana, Ikralebe Rav, Rav Kana si è trovato una volta in casa di Rav, di Shabbat. Ve'amar, e disse Rav ai suoi familiari, Aitu leishuta le kahana, portate una corda, una rete al Kohen, leite valei, di modo che vi si possa sedere sopra. In sostanza erano finite le sedie, e sedersi per terra non era comodo. Dice Rava ai suoi familiari, ha portato una rete, una rete per pescare quello che sia, per fare un po' di spessore, di modo che si sieda su di esso. Ora, la rete chiaramente, lavle membra, che cosa diceva Rav? Diceva Rav, portate la rete di modo che si possa sedervi sopra Rav Kahana. Non dice portate la rete e mettetela lì, portatela di modo che di modo che si possa sedere sopra Rav Kahana. Perché doveva specificarlo? L'avle membra non è forse che voleva dire questo. De davar shemelachto le isur, le tzorech gufo in, le tzorech mekomolo. Rav voleva insegnare ai familiari perché vi chiedo di spostare quella rete perché Rav Kahana deve sedersi sopra, cioè perché bisogna fare un utilizzo attivo con questa rete. Questa rete è un kli shemelachto le isur. È un oggetto che ha un utilizzo vietato, perché è vietato pescare di Shabbat. Ora, un kli shemelachto leisur, secondo Rava, si potrebbe spostarlo sia se mi serve l'oggetto stesso, sia se mi serve il luogo su cui si poggia. Secondo Rabba, solo se mi serve l'oggetto stesso. Dal fatto che Rav dica ai suoi familiari, prendete quella corda di modo che vi si possa sedere sopra l'Arcana, indica che, perché lo si può spostare? Perché voglio fare un utilizzo dell'oggetto stesso. Se invece fosse utilizzo del luogo su cui si poggia, sarebbe vietato. E quindi come puoi dirmi che Rav la pensa come Rava se dalla frase che ha detto ai suoi familiari si evince che la pensa come Rabba, cioè che un oggetto che ha un utilizzo vietato lo puoi usare solo
in maniera diretta, cioè utilizzando l'oggetto stesso e non per il luogo su cui si poggia. Risponde la Gemara, Hach Yamar, in realtà Rav ha detto qualcos'altro. Shekulu shuta mikamei kahana, esattamente l'opposto. Non è che mancava le sedie, bensì la casa era molto piccola, era molto stretta e c'era questa rete, evidentemente prendeva molto spazio. Dice Rav ai suoi familiari: rimuovete, tirate via quella rete di modo che Rav Kana si possa sedere. E quindi diceva Rav esattamente l'opposto, che un oggetto che ha un'utilità vietata è permesso spostarla anche se non si vuole fare uso dell'oggetto stesso, bensì del luogo su cui si poggia. Per quello che diceva, voglio fare spazio per Rav Kana, voglio rimuovere la corda di modo da usare lo spazio su cui si poggia e questo è permesso. Vei bai tema. Un'altra risposta, posso dirti, magari la giusta versione come prima, che Rav dice ai suoi familiari: rimuovete quella corda di modo che Rav Kana vi si possa sedere. Perché ha dovuto dirlo? Ma diceva, evidentemente, Rav voleva specificare che è permesso solo per utilizzare l'oggetto, non per il luogo su cui si posa, e dice no. Hata mechamale tzel hava, lì si stava spostando la rete da sole a ombra, la rete era al sole e veniva spostata all'ombra. Dice Rav: non voglio che qualcuno pensi che è permesso spostare un oggetto che ha un'utilità vietata da sole a ombra. Questo è vietato. Per questo specifico, spostatelo perché voglio fare un utilizzo per Rav Kahana, non perché voglio escludere l'utilizzo del luogo su cui si poggia. È permesso utilizzarlo sia come oggetto sia per luogo su cui si poggia. Perché allora ho specificato prendetelo di modo che Rav Kahana si possa spostare, di modo che sappiate che non lo sposto da sole a ombra. Questo è vietato. Rav Mari Barachel Avele Aibei Sadievata Beshimsha. Rav Mari, figlio di Rachel, aveva delle lenzuola o dei materassi di un materiale pregiato che erano al sole. Atale Kamei de Rava si presenta davanti a Rava e dice: Amarlei, Maule Taltulinu, è permesso spostarli? Amarlei risponde Rava: Share, è permesso. Al che gli dice Rav Mari: Itle Achrina, in realtà io ne ho anche altri. In sostanza, quello che succede è che abbiamo questi materassi e queste lenzuola sono qualcosa di permesso, perché è permesso usare il materasso e le lenzuola di Shabbat. Secondo Rava è permesso spostarli anche da sole a ombra, cioè per far sì che non si rovino. Secondo Rabba no. Secondo Rabba questo è vietato. Ora, Rav Mari seguiva l'opinione di Rabba, quindi secondo lui non si poteva spostare questi oggetti da sole a ombra. Per questo si presenta Rava e dice: posso spostarli o no? Rava dice: si può, perché è un oggetto permesso. L'oggetto permesso si può spostare da sole a ombra. Al che dice Rav Mari: itli achrina, io ne ho anche altri. E quindi non ne farei alcun uso. L'unico motivo per cui lo sposterei è per spostarlo da sole a ombra, e secondo me è vietato perché segue l'opinione di Rabba. Gli dice Rava: anche secondo te, chasu le orchin, puoi comunque fare un utilizzo. Secondo me non c'è nessun problema, perché da sole a ombra puoi spostarlo, puoi salvarlo. Però magari arriveranno degli ospiti, magari, e lo utilizzeranno loro, quindi lo puoi spostare. Gli risponde Rav Mari: itlinami le orchin, ho anche altre lenzuole e materassi anche per degli ospiti, quindi proprio non avrei alcun modo di utilizzarlo. Amarlei. Gli risponde Rava: Gallita da tardi che Rabba sfigala. A questo punto tu mi stai dicendo che tu la pensi come Rabba e quindi le kule alma sherei, tutti possono spostarlo, le didach assir, per te invece è vietato, perché tu che segui l'opinione di Rabba non puoi spostare qualcosa, seppur di utilizzo permesso, se l'intento è che non si rovini e quindi lo sposti da sole a ombra. La halakha segue Rava e quindi un oggetto che ha un utilizzo permesso, che sia piatti, bicchieri, sedie, tavoli, li si può spostare sia se si fa un utilizzo con esso stesso, sia se si utilizza il luogo su cui si poggiano, sia se si vuole che non si sciupino. Per nessun motivo questo è vietato. Spostare per nessun motivo solo libri di Torah e cibo commestibile. Invece un oggetto che sia atto per qualcosa di vietato, lo si può spostare solo se si vuole utilizzare l'oggetto stesso o il luogo su cui si poggia. Se lo si sposta perché non vuole che si sciupi o che venga rubato, non si può. A meno che questo oggetto è talmente caro che non si vuole mai sciuparlo, non si potrà spostarlo neanche per fare un utilizzo con esso stesso. È il mukse mechamat cheson kis di cui parlavamo ieri. Amma Rabbi Abba, Amma Rabbi Chia Bar Ashi, Amma Rav. Disse Rabbi Abba, nomi da Rabbi Chia Bar Ashi, Michbadot shel milta, mutare taltaran be Shabbat. Una scopa fatta di stoffa
quindi soffice, che è quella fatta per ripulire il tavolo, è permesso spostarlo di Shabbat perché è un qualcosa che ha un utilizzo permesso, è permesso pulire il tavolo. Aval shel temaralo, però una scopa di palma, che è quella usata per pulire il pavimento, è vietato perché? Perché il pavimento non era piastrellato e quindi pulire con una scopa causava che si livellasse il pavimento e questo è vietato perché è buono e si sta costruendo. Rabbi Lazar Omer, Av shel temara, Rabbi Lazar dice che è permesso spostare anche una scopa di palma perché secondo lui è un qualcosa di permesso. La Gemara si chiederà perché è permesso. Se questo è fatto per pulire il pavimento che è vietato, perché ti livella il pavimento, perché mai il pavimento non piastrellato di nuovo, perché mai deve essere permesso? Dice che non abbia mai askinan, di quale caso si tratta? Ileima le tzore gufore tzore come comò. Se stiamo trattando di spostare questo oggetto per fare un utilizzo dell'oggetto stesso o del luogo su cui si trova, Beha leima rav shel temaralo, dirà forse Rav che è vietato? Cioè, se l'utilizzo con questa scopa è per usare la scopa per cose di permesso o per usare il luogo su cui si poggia la scopa, anche Rav permetterebbe. Veharav che Rav asfirei, perché Rav la pensa come Rava, che è permesso. Che un oggetto che è usato per una cosa, per una cosa vietata, in questo caso pulire il pavimento non piastrellato, è comunque permesso spostarlo. E la mechamalezel, bensì, evidentemente si tratta di spostarlo da sole a ombra. Beha lema Rabbi Lazar, afshel temara. È forse possibile che Rabbi Lazar mi dice che una scopa di palma è permesso spostarlo da sole a ombra? Nessuno permette trasportare un oggetto vietato da sole a ombra. Risponde la Gemara Leolam Mechamalezel. In realtà si tratta di spostare questo oggetto da sole a ombra. Per questo è vietato, perché Rabbi Lazar lo permette. Eima vechena ma Rabbi Lazar. Rabbi Lazar non permette. Devi rileggere la frase. La frase non dice che Rabbi Lazar permette, bensì e così dice Rabbi Lazar. Rabbi Lazar è d'accordo con Rav che un oggetto che è per un uso vietato, come ad esempio questa scopa per pulire il pavimento non piastrellato, è vietato spostarlo da sole a ombra, perché non si fa utilizzo dell'oggetto stesso. Dice la Mishnah, Kola kelim anitalim be Shabbat, civreno italim mehem. Tutti gli oggetti che si possono spostare di Shabbat si può anche spostare i loro cocci. E la Gemara spiegherà quando esattamente si è rotto questo oggetto, prima di Shabbat o durante Shabbat. Uvi levaci o sil mehem melacha, purché siano utilizzabili, perché se non sono più utilizzabili sono mukze. Ad esempio, shivrei arevale chasot bene pie chavit. Ad esempio, una bacinella in cui si impasta l'impasto. Se si rompe si può usare i cocci finché sono adatti per coprire una botte, nonostante che la bacinella è fatta per impastare. Questo coccio non è più adatto a impastare perché è troppo piccolo, se però è adatto a coprire la botte è permesso perché ha comunque un uso, un utilizzo. Shivrei zchuchit lechasot be'emet piapach, oppure un pezzo di vetro, che al tempo i pezzi di vetro si usavano per coprire delle piccole brocche. Nonostante che questo vetro inizialmente era fatto per contenere qualche cosa del liquido, adesso questo coccio non può più contenere, finché può essere utilizzato come coperchio, è considerato non mukze. Invece Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice no. Bilvaci yo sin men melachtan. Secondo Rabbi Yehuda, questi cocci devono continuare ad essere utilizzabili così come il loro uso originale. E quindi, shivrei areva litzokleto hamikpa. Quando si tratta di una bacinella che si è rotta, così come prima la bacinella conteneva l'impasto, così anche questo coccio deve poter contenere un cibo solido. Veshel zchuchit litzokleto han shemen. E invece il vetro era usato per contenere del liquido, il coccio, il pezzo rotto di vetro deve poter contenere un po' di olio. Quindi secondo Rabbi Yehuda devono continuare a essere contenitori, seppure per altre cose, devono poter comunque contenere. Il fatto che possano coprire un oggetto non mi aiuta perché non è il loro uso originale. Amma Rav Yehuda Amar Shmuel, disse Rav Yehuda, dice la Gemara, disse Rav Yehuda di Shmuel, Machloket, la disputa tra Hachamim e Rav Yehuda, se questo coccio, per essere considerato non mukze, deve poter continuare ad essere utilizzato anche non come l'uso originale o per forza come l'uso originale, la disputa, se nishberu me'erev Shabbat, è solo se si rompe prima di Shabbat. Demar Savar Men Melachtan in, Me'er Melacha Acheret lo. In quel caso Rav Yehuda mi dice, se si è rotto prima di Shabbat, allora, se questo coccio può continuare a fare il suo uso originale, ovvero di contenitore, allora può togliere di Shabbat, altrimenti no. Umar Savar, perché secondo la Biuda, dal momento che si rompe, questo oggetto non è più un cli, non è più un contenitore, a meno che comincia ad usarlo come contenitore, come
a meno che ne faccio un certo uso prima dello Shabbat. Se non ne faccio un certo uso prima dello Shabbat, anche se può essere utilizzato come coperchio, non mi aiuta. Non mi aiuta. Quindi solo se continua a fungere da contenitore potrà essere considerato non mukze. Umar Savar, afilu mei melachacheret, invece mi dicono no, a me non cambia. Anche se adesso questo coccio fa un altro utilizzo, è sempre un cli, è sempre un oggetto che può, che ha una certa funzione, quindi non è mukze. Aval nishberubi Shabbat, divrà col mutarin, se però si rompe di Shabbat, anche Rabbi Yehuda sarà d'accordo che, anche se questi cocci non possono essere usati come la loro funzione originale, quindi non più come contenitori, bensì come coperchi, è comunque permesso usare questi cocci di Shabbat, perché Ho'il muhanim al gabe avihen mutar. Siccome quando Shabbat è entrato erano utilizzabili, lo status dell'oggetto viene determinato all'entrata di Shabbat. Avihen vuol dire il loro padre vuol dire l'oggetto stesso. L'oggetto, quando Shabbat entra, l'oggetto era utilizzabile. Quando adesso si rompe, anche se i cocci hanno altri usi, siccome però quando Shabbat era entrato erano considerati non mukze, tutto lo Shabbat non sarà mukze, a meno che non sono più utilizzabili assolutamente. Se però continua ad avere un certo utilizzo, non sono da considerarsi mukze. Quindi l'oggetto che si rompe di Shabbat, secondo quanto la Gemara capisce adesso, è meno grave rispetto a quello che si rompe prima di Shabbat. Se si rompe prima di Shabbat, Rav Yehuda mi dirà, guarda, non è più un oggetto, a meno che ne fai un certo uso in maniera attiva. Se non fai un certo uso, anche se è utilizzabile, non lo posso considerare un oggetto, a meno che può fare l'uso originale. Se invece si rompe di Shabbat, siccome quando Shabbat è entrato era utilizzabile, era un kli, continua ad esserlo per tutto lo Shabbat, per tutto Yom Tov, anche se sarà un uso diverso, a meno che non è più utilizzabile. Chiede la Gemara, motiva la Vzutrai. Chiede la Vzutrai da una Beraita. La Beraita dice così: Massikim bekelim, vein massikim beshivrei kelim. Stiamo parlando di Yom Tov. Yom Tov si può usare del legno come combustibile, chiaramente, perché si può bruciare il fuoco di Yom Tov. Dice la Beraita: si può usare oggetti, si può usare utensili completi, ma non utensili rotti. Perché? L'utensile completo che cosa è? Non è mukze, perché un utensile è un piatto di legno o quello che sia, una sedia di legno, è qualcosa di utilizzabile e quindi puoi usarlo come combustibile. Se invece si è rotto, non è più utilizzabile, è mukze e quindi non puoi usarlo come combustibile di Yom Tov. E chiede, dice Rav Zutrai, chiediamoci un attimo, Denishberu e Imat, quando si la Braita parla di oggetti di legno che si siano rotti, quando si sono rotti? Ilema denisberume Yom Tov, se mi dirai che sono rotti prima di Yom Tov, certamente si possono usare, perché e zimbe almaninu, una sedia che si rompa prima di Yom Tov, un piatto di legno che si rompa prima di Yom Tov, cosa abbiamo adesso? Abbiamo della legna, la legna utilizzabile di Yom Tov. E la lav be Yom Tov, per forza si tratta che sia rotto di Yom Tov. Quindi Yom Tov entra che non è legna, è un utensile, si rompe di Yom Tov e adesso ho della legna. Le catani, eppure dice la Beraita, massikim bekelim ve massikim beshivrei kelim, che si può usare oggetti completi e non si può usare degli oggetti che si siano rotti. Ora, secondo quanto diceva Rav Yehuda nome di Shmuel, dovrebbe essere permesso usare questi oggetti. Perché? Perché diceva Rav Yehuda nome di Shmuel che se l'oggetto si rompe di Shabbat, e così anche di Yom Tov, Rav Yehuda mi dirà che è sempre permesso utilizzarlo, anche se non lo uso per l'utilizzo originale, finché posso fare un certo uso è sempre permesso. Come mai invece questa Beraita che mi dice che non posso usare cocci degli utensili rotti, che per forza tratta di un utensile rotto di Yom Tov, perché prima di Yom Tov certamente è permesso utilizzarlo durante Yom Tov, per forza si rompe di Yom Tov eppure me lo vieta? E la Itmarachi, ma per questo bisogna rispiegare, non è così. Quello che diceva Rabbi Yehuda di Shmuel, Rabbi Yehuda Shmuel, ma nishberu be Shabbat, in realtà la disputa tra Chachamim e Rabbi Yehuda è se l'oggetto si rompe di Shabbat. De mar savar muhanu, mar savar noladhu. Chachamim dicono che è permesso utilizzarlo di Shabbat e così anche di Yom Tov, perché quando Shabbat è entrato, quando Yom Tov è entrato, era utilizzabile, continuerà ad essere utilizzabile anche durante lo Shabbat, durante Yom Tov, anche se adesso ne faccio un altro uso, non è più utilizzabile per lo scopo originale, è comunque utilizzabile. Invece Rav Yehuda mi dice, attenzione, è vero che è utilizzabile, ma c'è il problema di nolad. Nolad vuol dire una cosa che è nata una nuova utilità. E quindi questo è vietato. È vero che quando Yom Tov è entrato, quando Shabbat è entrato era utilizzabile, adesso che si rompe continua ad essere utilizzabile? No, nasce una nuova utilità. E se nasce di Yom Tov, nasce di Shabbat, questo è vietato. Chachamim dicono non nasce niente di nuovo, continua ad essere un utensile utilizzabile. Prima era utilizzabile per uno, adesso per l'altro, ma sempre utilizzabile. La Beraita dice no, è nata un'altra utilità.
Aval, Merev Shabbat, divrei ancora mutarim. Però invece se si è rotto prima di Shabbat, tutti sono d'accordo che sarà permesso usarlo di Shabbat. Perché? Perché quando Shabbat è entrato era utilizzabile per quello scopo preciso. Allora continua adesso. Quindi l'oggetto completo era usato per fare l'impasto. Prima di Shabbat si rompe, posso usarlo solo come coperchio, nessun problema. Shabbat entra, che ha già questa sua utilità, non è nata di Shabbat. Se si fosse rotto di Shabbat o di Yom Tov, Rav Yehuda l'avrebbe vietato. Siccome questa utilità è nata prima di Shabbat, è permesso. La Gemara dice così: ci sono tre braitot. Tani Chada, una braita dice: Masikim Bekelim, ve Masikim Beshivrei Kelim. Una braita, è quello che ho detto prima: si può usare oggetti completi come combustibile e non oggetti rotti. Di Yom Tov sempre. Vetania Idach, l'altra braita dice: Keshem Shem Masikim Bekelim, Kach Masikim Beshivrei Kelim. Così come si può usare oggetti completi, così si può usare oggetti rotti. Vetania Ida, che è la terza braita, ancora dice: E in Masikim Lobekirim, ve lo bishivrei che non si può usare né oggetti completi né rotti. Quindi tre braitot diverse. La prima estrema dice si può usare sia completi sia rotti, quell'altra estrema dice né completi né rotti, e la via di mezzo dice completi sì, rotti no. Dice la Gemara: Ah, Rabbi Uda, la braita che dice che si può usare oggetti completi ma non quelli rotti segue l'opinione di Rabbi Uda, perché secondo Rabbi Uda, se si rompe di Yom Tov sarà vietato usare quell'oggetto perché nulla, è nata una nuova utilità. Prima era un contenitore, adesso è combustibile, è mukse. Ah, Rabbi Shimon, l'altra braita che diceva che è permesso usare sia oggetto completo sia quello rotto segue Rabbi Shimon, che secondo lui nulla è permesso. Ah, Rabbi Nechemia, quella che invece vietava sia completo e sia rotto segue Rabbi Nechemia, perché Rabbi Nechemia dice un oggetto può essere utilizzato solo se si fa l'utilizzo per cui è stato prodotto. Il contenitore è prodotto per contenere, non per essere combustibile. Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman: Hani livne di shtayor mi binyana, queste mattonelle che sono rimaste dalla costruzione, sono rimaste superflue, share le taltolinu, è permesso spostarle, non sono mukze, perché dechazi le misgalayu, perché possono essere utilizzate per appoggiarsi sopra. Prima di completare l'edificio, la costruzione, sono mukze, mechamat chesron kis, sono mukze, il mukze peggiore, perché non solo è usato per divieto, per costruire, ma è qualcosa che uno non userebbe per altre cose, perché non vuole che si rovini, quindi non si potrebbe fare alcun uso. Una volta terminato, uno le usa pure per appoggiarsi sopra. Però sharginu, se uno le ha ben ordinate una sopra l'altra, vadai aktsinu, certamente le ha messe da parte, perché ci mostra che è interessato a riusarle per altre costruzioni, quindi è vietato utilizzarle. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, disse Rav Nachman di Shmuel: Cheres Ketana, un piccolo pezzo di ceramica, mutane taltel bechazer, è permesso spostarla nel chazer, nel cortile di casa, perché posso farne un uso, posso coprire un contenitore. Aval be Carmelit, però nel Carmelit, che è quella proprietà né pubblica né privata, dove non ci sono dei contenitori, l'ho evitato trasportarla. Perché? Perché non ha un'utilità. Verav Nachman di Deat Amar, questo è quello che dice Rav Nachman a nome di Shmuel, ma Rav Nachman di suo, la sua opinione stessa è: Afilu be Carmelit, perfino in Carmelit è permesso trasportarlo. Perché? Perché se magari c'è uno sputo nella proprietà pubblica, nel Carmelit, e uno vuole sedersi, siccome il Carmelit non è una proprietà dove la gente cammina e passa, appunto per il fatto che la gente non vi passa, non è proprietà pubblica, è chiamato un Carmelit, magari vuole sedersi e quindi potrebbe usare questo coccio per ricoprire la saliva. Avrebbe risultato la bim, l'ho, però in proprietà pubblica dove uno non si siede, anche se c'è della saliva, non lo usereste. Certamente non si parla di trasportare 4 amot, questo è un'altra storia, certamente vietato, ma anche dentro le 4 amot, che è permesso spostare un oggetto, è comunque vietato perché è mukze. Ah, ma posso usarlo per coprire la saliva? Eh no, questo non è un luogo dove ci si siede, quindi non è adatto. Verava Amara, invece Rava dice: Afilu berishut Rabim, anche in proprietà pubblica. Perché? Perché Rava dice: dal momento che questo pezzo di ceramica ha un'utilità in proprietà pubblica, anche se si trova in proprietà privata, scusate, come ho detto prima, in proprietà privata secondo tutti va bene perché puoi coprire un contenitore, anche laddove non ci sono tecnicamente i contenitori, si può comunque usarlo, continua ad avere lo status di non mukze. Veasda Rava letamei, e Rava infatti segue il suo ragionamento. De Rava ave casi il berischita di Mechosa. Rava stava camminando nella rischietta, la proprietà pubblica, si chiamava così, della città Mechosa. I tavassai messanei tina, e la sua scarpa si è sporcata di fango. Ata Shamaei, è venuto il suo aiutante, Shakal Haspa, ha preso un pezzo di ceramica, ve kamehapa lei, si è messo a ripulire la scarpa di Rava. Ramu vera banan kala, i hachamim che erano con lui alzano la voce perché vogliono sgridare questo
non sgridare, volevano fermare questo aiutante dal pulire la scarpa, perché secondo loro è mukse questo pezzo di ceramica. Ammar al che disse Rava, lo mistaia de Loghemiri, non è sufficiente che non solo non studiano loro, Migmar Nami Magmer, ma vogliono anche insegnare? Non solo non studiano, vogliono anche insegnare cose errate? Ilube Hazer avai, perché infatti se questa ceramica fosse in un Hazer, una proprietà privata, Milo ave Hazel e Hasui Bemana, non sarebbe forse adatta a coprire un utensile? Sì, e quindi non è mukze. Hanami Hazer vivi anche qui, ne faccio un utilizzo. Siccome nella proprietà privata ne potrei fare un utilizzo, anche qui, che non c'è l'utilizzo convenzionale, ovvero quello di coprire un utensile. Dal momento però che posso fare un certo utilizzo, per me è quello di pulire la scarpa, non è mukze e quindi posso usarlo. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, disse Rav Yehuda Amar Shmuel, Megufat Chavice Nikateta, il coperchio di una botte che si è rotta, mutare dal terbe Shabbat, è permesso spostarla di Shabbat. Perché di nuovo? Perché è un coccio che ne si può fare un utilizzo. Tanya Namiachi, c'è anche una braita che dice così, Megufashe Nikateta, un coperchio di una botte che si è rotta, Hi Ushvarea Mutalta da Beshabat, è permesso spostare sia la parte principale che è quella più grande, sia le altre parti che si sono rotte, frantumate. Ve lo ispot mi mena shever, però non può levigare uno di questi cocci, cioè renderlo liscio, le chasot betakli per poter coprire il contenitore nella maniera esatta, me li smoch macare a metà o usarla per appoggiare i gambi del letto, perché è un tikkun kli, stai completando un oggetto che è vietato di Shabbat. Veim zarakah b'ashpa, assur, se però questi cocci che è permesso usare, se però uno li ha gettati all'immondizia, sarà vietato usarli. Chiede la Gemara, quando è che li ha gettati in pattumiera? Matkif la Rav Papa, chiede Rav Papa. E la mia età, ora secondo te, Zari Klei Leglimei Achinami di Assur, se una persona getta un suo abito all'immondizia, vuoi dire che diventa mukze? Certamente no, un abito è sempre utilizzabile, anche se uno di Shabbat getta il suo abito all'immondizia, non gli toglie lo status di oggetto non mukze, è sempre un oggetto utilizzabile, è sempre un abito. Quindi anche questo coccio, se è utilizzabile, come mai se lo getta in pattumiera diventa mukze? Dice no. E la Rav Papa dice Rav Papa, prima abbiamo capito che se si getta questo coccio all'immondizia, sia prima di Shabbat, sia di Shabbat, non è più utilizzabile e mukze. Dice la papa, no, attenzione. Se prima di Shabbat uno getta il coccio alla pattumiera, allora sarà vietato usarla. Se la getta durante Shabbat, continua ad essere permessa. Perché? Quando Shabbat è entrato, questo era un oggetto permesso? Sì. Adesso questo oggetto continua ad essere permesso. Il fatto che io la getti in pattumiera non gli toglie la sua utilità, così come un abito che è getto in pattumiera non gli toglie la sua utilità. Se invece l'ho detto prima dello Shabbat, succede che quando Shabbat è, attenzione, un oggetto completo, se l'ho getto in pattumiera di Shabbat o prima di Shabbat, continuerà ad essere un oggetto che non è mukze. Se prendo l'abito, come diceva il Papa, e lo butto in pattumiera, il fatto che io non gli dia più importanza non gli toglie l'importanza essenziale che ha. L'abito continua ad essere un abito e ad avere un'utilità. Il fatto che io lo butto in pattumiera non può togliere l'utilità. Quindi sia se è oggetto di Shabbat, sia se è oggetto prima di Shabbat, un abito o un oggetto completo rimarrà sempre un oggetto e non sarà mukze. Se invece abbiamo un coccio, se lo getto in pattumiera di Shabbat continuerà ad essere utilizzabile. Se lo getto prima di Shabbat, cosa succede? Avendolo gettato in pattumiera ho mostrato che non lo voglio più. Quando Shabbat entra allo status di non oggetto, e quindi siccome lo status dell'oggetto viene terminato dal momento che entra lo Shabbat, per tutto lo Shabbat sarà mukze. È vero che potrei fare un'utilità, siccome però non è normale, non tutti lo usano, a differenza dell'abito completo, dell'oggetto completo, che tutti lo usano, se io lo butto in pattumiera non può cambiare lo status dell'oggetto, anche se l'oggetto prima di Shabbat in pattumiera, un oggetto invece che sia frantumato, lì non lo usano tutti e quindi dipende. Se si è rotto di Shabbat, è entrato Shabbat che l'oggetto era utilizzabile, anche se era completo, adesso è un coccio utilizzabile e non è mukze. Se invece l'oggetto prima di Shabbat, ho mostrato che non gli conferisco lo status di oggetto e quindi è mukze. E anche se di Shabbat vorrò usarlo, non potrò, perché quando Shabbat è entrato non aveva lo status di oggetto non mukze, bensì mukze.